Silvia Logi è un'artista autodidatta fiorentina. Inizia alla fine del 2005 a creare piccoli oggetti, assecondando la sua vena creativa. Inizialmente realizza mosaici multimaterici, ma ben presto la sua attenzione si concentra verso la plasmabilità del legno e degli elementi naturali. I lavori di Silvia sono un magico dialogo tra uomo e natura, tanto che i suoi soggetti preferiti sono i coloratissimi pesci onirici, realizzati con sezioni di legno, matite e specchi. Ma anche città realizzate con assi e bancali di recupero. In poco più di un anno Silvia trasforma questa sua grande passione giocosa in un lavoro, esponendo le proprie opere in fiere collettive di arte contemporanea e gallerie. Ciao Silvia. Ciao. Grazie di averci accolto a casa tua. Prego. Qui ci troviamo a Settignano, con una vista bellissima su Firenze, e vorrei parlare proprio di lei. Che cosa significa per te Firenze? Firenze è prima di tutto la mia città natale, ci abito e lavoro, e è ancora un grande amore, non mi sono mai stancata di lei, cioè non sono mai riuscita a vederla con occhi abituati, come si può guardare una moglie dopo, che ne so, 30 anni. È capitato anche l'altro giorno, tornavo in bicicletta sul Lungarno e ho avuto un attimo di incanto, proprio come la vedessi la prima volta, con quel tramonto, i colori, il Ponte Vecchio, non so, è incredibilmente bella, una concentrazione di tanta bellezza, storia e anche bellezza naturale, insomma è un incanto. O dal piazzale ancora, insomma, mi sono fermata di nuovo qualche tempo fa e mi devo fermare, riesco ancora a vederla come quasi fossi una turista alla prima esperienza a Firenze. Ah, è bellissima questa cosa dopo anni che vivi sì. Nella città. Sì, sì, dopo che ci sei nato, insomma. Ah, certo. Per fortuna riesco ancora a vederne la bellezza totale. Ma lo sai che noi abbiamo una persona che ci parla molto bene della città. Mm-hmm. Lo fa a modo suo e ci vuole pazienza. Conosci il Cecco Pallaio? No, non no. Mi pare. Te lo faccio vedere. Okay. Cecco Pallaio. Oggi sono in Piazza del Duomo, proprio davanti al Duomo. Unico, meraviglioso, fantastico. Ma seguitemi, vi voglio portare dentro a vedere una cosa. Vi voglio parlare dell'orologio di Paolo Uccello. A parte il fatto che è bellissimo, ma mi dicano che sia precisissimo. Volete un esempio? Oh, guardate, ora sono le... Oh, che ore sono? Boh, no, scusate, Allora, 24 ore ci sono, la lancetta c'è. Ma la va alla rovescio. Che grullo. E va secondo l'ora italica. Perché vedete, prima il giorno iniziava con la fine di tramonto e finiva col tramonto successivo. Sì, insomma, quando calava le tenebre scattava l'or di notte, cioè la prima ora, ovvero sia luna. Poi c'era, vabbè, le due, le tre, le quattro, tutte quelle altre. Insomma, capirete che tutto cambiava in base alle stagioni. Infatti la prima ora d'estate veniva molto dopo della prima ora d'inverno. Quindi, quando nelle cronache fiorentine si legge che Carlo VIII entrò a San Frediano alle ore 22 e non era alle 10 di sera, no, e saranno state su per giù le 3 di pomeriggio. Insomma, se voi entrate in Duomo e lo volete vedere, ma giratevi subito, perché sta nella controfacciata. Non ve lo perdete, Senti Silvia, prima di entrare nel mondo dell'artigianato, tu avevi un lavoro d'ufficio. Sì. Com'è stato il passaggio da un lavoro di questo tipo a invece uno meno stabile, come può essere appunto quello della imprenditorialità in un campo come quello di Firenze? Sì. Senti, secondo me è stato un passaggio graduale ma anche molto spontaneo, che ho percepito come naturale. Senza paura, ecco, non ho avuto quel momento di dire oddio, lascio qualcosa di sicuro per qualcosa di totalmente un'avventura, qualcosa di insicuro. L'ho
Ho avuto lavori normali nell'ambito del commercio, che ho comunque sempre lasciato io, e quindi col senno di poi mi sembra di capire, probabilmente non mi sentivo destinata a quello, ma altro, a tirar fuori poi questa mia vena artistica. Certo. Ho avuto sicuramente dei grandi input, dei grandi riconoscimenti fin da subito dal pubblico, dalle persone che hanno comprato i miei oggetti anche quando io ero proprio agli inizi. Questo mi ha dato un grande coraggio, mi ha dato la convinzione, l'energia a continuare in questa mia avventura, che non sapevo poi sicuramente che sarebbe sbocciata in un lavoro vero e proprio, intanto in successi, come sto avendo ora, cioè, anche all'estero. Che sta crescendo sempre di più, sì. Quello che... Sì, che sì, assolutamente, negli ultimi 2 anni, tanto. Bene, complimenti, insomma, il coraggio di seguire poi un sogno non è sempre così scontato. Assolutamente. Senti, ma se ti dicessi che è il momento di nuovo di Cecco Pallaio, con i suoi sapevate che, li conosci? Sì, ora sì. Sì. Guarda, ti chiederei di dirmi che cosa sono, ma eviterò. No, evita, vai, ma io me li godo ora da pubblico, da spettatrice. Bene, allora guardiamo insieme il sapevate che di Cecco Pallaio. Sapevate cosa successe al Duomo nel 1600? Beh, questo è facile. Una serie di fulmini colpì la palla dorata e la sradicò letteralmente dal cupolone e la fece cascare in piazza. Ma sapevate dove cascò? Beh, questo è facile. Infatti c'è un tondo, una lastra, che riproduce il punto esatto dove cascò la palla. E sapevate perché si dice AUFO? Beh, questo è facile. UFO è l'acronimo per Usum Florentine Opere. Ed era la sigla che veniva messa su tutte le merci che arrivavano a Firenze ed erano destinate per la costruzione della Basilica di Santa Maria del Fiore e quindi esenti da tasse. E con l'andare del tempo l'acronimo AUFO è diventato di uso comune per dire a gratis e infatti si usa per le cene scroccate, per gli oggetti presi in prestito e per le trasmissioni. AUFO! Meno male, via, anche oggi Cecco si è comportato abbastanza bene. Senti Silvia, perché non ci racconti adesso te un aneddoto che ti è capitato relativo alla tua vita personale o professionale, una curiosità? Sì, allora di aneddoti ne avrei tantissimi, perché io sono una gaffes, ma poi insomma di situazioni buffe ne sono successe parecchie, soprattutto insomma riguardo agli ultimi anni, al mio lavoro. L'ultima vissuta è proprio di stamani, e quindi ti racconto questa. Ho fatto un laboratorio per una famiglia molto numerosa americana di New York, proprio di Manhattan. Io organizzo i miei laboratori sempre all'ultimo secondo, cioè io faccio sempre un po' tutto all'ultimo secondo perché per fortuna sono molto impegnata ultimamente e è nel mio carattere. Okay. Mi faceva fatica a pensarci prima e quindi l'ultima ora ho messo a disposizione tutti i miei materiali senza selezionarli molto, pensando di guidarlo io questo laboratorio. Di solito lo faccio con bimbi, quindi li gestisco io, metto io i materiali che voglio, invece stamattina è andata diversamente. Erano ragazzi grandi, okay, molto esigenti, molto anche una bella vena artistica, e mi hanno acchiappato veramente i materiali migliori. E io quando ho visto ho detto oddio, ma li avevo lasciati fuori, cioè. Insomma. Cercavo di dare indicazioni, insomma, cercando di togliere i pezzi, certo, migliori, non c'è stato verso, soprattutto due se ne sono andati, sì, sì. E dicevo, no, ma guarda, questo non ci sta attaccato, non c'è niente da fare, anzi, più che io cercavo di distoglierli, di dissuaderli, e loro, che si difendevano, hanno capito, mi hanno preso dei pezzi. Questo è un bellissimo esempio da dire a chiunque voglia fare un laboratorio con Silvia di fare attenzione, i pezzi che lei prova a non concedervi sono quelli i migliori. Okay. Naturalmente, no, stiamo scherzando, of course. Senti Silvia, una domanda a bruciapelo, si salta dei palo in flasca. Una gabbia per grilli in centro a Firenze, ci potrei fare un bel lavoro io, ci potrebbe essere di già. Ci sai potrebbe? Qualcosa? No, non l'ho vista. E allora te lo faccio raccontare da lui. Cecco, raccontaci della gabbia per grilli. La gabbia per grilli? Un attimo. Siamo in questa meravigliosa piazza, mamma mi hanno detto di cercare la gabbia per grilli. Mi ha sentito parlare, ma non lo so. Ci sono i grilli?
No, non lo so dov'è la gabbia per i grilli. La gabbia per i grilli. La gabbia per i grilli, famiglia Grillo. Ma ha vinto i 5 stelle? Sì, in fondo. No. Qualche grillo, forse con grillino, magari. Mi dispiace, con noi avete fatto una bellissima figura perché non se ne sa nemmeno una. Insomma, sto Savonarola, se parla di che vuol lui, ci sta ore. Gli fa una domanda io e sta zitto. Mi toccherà andare dai professori. Ah, la gabbia per grilli. Questa sì che è una storia divertente. Una curiosità curiosa. Dopo che il Brunelleschi terminò la costruzione della cupola, è un bel lavorino, si iniziò a completare le rifiniture, quei piccoli lavoretti che solitamente rimangono un po' indietro. I classici puntini su lei. Uno di questi puntini consisteva nella costruzione del tamburo ottagonale alla base della cupola. Salute. Nel 1506 fu affidato l'incarico a Baccio d'Agnolo, uno dei tre artisti responsabili dell'opera del Duomo. Dopo varie ipotesi, egli propose un ballatoio alloggiato con colonne in marmo bianco. Iniziò i lavori di costruzione dal lato di via del Proconsolo, già accanto dei Bischeri. Ora voi vi state chiedendo che cosa c'entra questa storia con la gabbia per grilli. È presto detto. Quando furono terminati i lavori di questo primo settore, Michelangelo Buonarroti, vedendo i risultati ottenuti, di fronte a colleghi, autorità e altri fiorentini, diede la sua opinione sentenziando giudizio. Mi pare una gabbia per grilli. Baccio d'Agnolo, che era un artista molto sensibile, dopo le critiche decise di interrompere la costruzione del tamburo che rimase ornato, come lo vedete tutt'oggi, solo in quel tratto. Ora voi vi state chiedendo perché mai nessuno finì quell'opera. Non tutte le domande hanno una risposta. Ad esempio, ma perché Savonarola? Senti Silvia, tieni il tuo laboratorio accanto a casa, proprio qui, a Settignano. Immagino, oltre ad essere molto comodo per il passaggio da casa al lavoro, anche per procurarsi materiali, perché qui la zona è meravigliosa. Sì. Sì, sì, comodissimo, come hai detto, a volte vorrei avere un posto più grande e anche, diciamo, più lontano per separare un po', dividere i miei ruoli. Giustamente. Però, insomma, no, alla fine è molto vantaggioso, è bello soprattutto perché, prima di tutto, ho il giardino adiacente e quindi posso lavorare, fare pezzi grandi anche fuori, open air, ancora più ispirante. E poi è molto bello perché tante persone, turisti, soprattutto gli americani, sono innamorati di questo posto e quindi venire, vedermi lavorare anche all'aperto in un posto dove godono di una bellissima vista è fantastico. Ovviamente poi faccio due passi, entro nel boschetto qua dietro e mi raccolgo i materiali che mi servono, o almeno molti di questi, e tornando al discorso appunto dei turisti e degli americani innamorati di questo posto, ci hanno anche girato un documentario l'anno scorso sul mio lavoro, e avendo questo bel posto dove poterlo girare, hanno fatto molte scene, molto l'hanno girato qui, proprio laboratorio e giardino. Certo. Hanno appunto scelto tre artisti fiorentini, hanno scelto me fra questi tre. Complimenti. E girato qua. Beh, sì, il posto è veramente incantevole. Io starei molto altro tempo a parlare con te, però purtroppo il nostro tempo è terminato. Okay. Come al solito ringrazio sia te della tua partecipazione. Prima di salutare i nostri amici, puoi dirci dove possiamo seguire il tuo lavoro, sì, le tue opere? Va bene, ovviamente su internet il mio sito è www.silvialogi.it. Okay. Uso in questo momento tantissimo la pagina Facebook, che è Silvia Logi Artworks. Perfetto. E di tutte le novità sui lavori? Sì, giornalmente aggiornato quello. Bene. Più del sito, sì. Silvia, grazie mille davvero della tua disponibilità. Grazie a te. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Come al solito concludiamo la puntata con il nostro rituale. Consiste in una foto mia e tua verso quella camera. Sì. Ok. Ci siamo? Sì. E al tre, simulando una fortissima euforia. 1, 2, 3. Yeah!